Buonasera a tutti. Oggi parliamo di sport. Parleremo della Parmonval, che è la squadra di eccellenza palermitana che ha sfiorato la promozione in Serie D. Ne parliamo con due dirigenti, con Edi Tamaio, che tra l'altro onorevole alla Regione Siciliana, deputato alla Buonasera. Regione Siciliana, e con Bino Benedetto Abisso, che è un grande appassionato di calcio, un grande conoscitore, un grande tecnico. Vi ringrazio per questa partecipazione e vi devo dire che veramente ho piacere di parlare della Parmanval, che è la seconda realtà calcistica palermitana. Purtroppo, come dicevamo prima che iniziasse la trasmissione, molte volte non si conoscono le realtà locali. Ecco perché questa è l'occasione per fare conoscere ai più, perché in parecchi la conoscono, ma per fare conoscere ai più, perlomeno quelli che seguono in tutta la Sicilia, le reti media, ma fare conoscere questa nostra realtà palermitana. E chi meglio di loro due ne può parlare? E allora, Edi, io sempre rischio di chiamarla Aristide, comunque Edi, parlaci di questa Parmanval. Nasce 17 anni fa, però in quest'ultimo periodo sono stati fatti grossissimi progressi, tant'è vero che si è arrivati proprio ad un passo della Serie D, che è un risultato incredibile per una squadra come la Devo Parmonval. dirti, sì, la Parmonval nasce 17 anni fa, grazie, vuol dire, a una, tra virgolette, genialità di mio papà, che è un appassionato di calcio E giocava, che tra l'altro, come è anche un tu, ex giocavate a giocatore calcio. e che da una discarica fece nascere un campo di calcio in Via Galatea, l'ex Vispalek. Da lì un gruppo di amici e di appassionati si sono, come dire, organizzati, direi in modo tutto familiare inizialmente, e portando, diciamo, e la Parma, ma poi nel corso degli anni a raggiungere dei risultati, direi, come dire, ambiziosi. Abbiamo vinto diversi campionati, la società è cresciuta, le condizioni della struttura sono notevolmente migliorate e adesso ci troviamo, dopo 17 anni dalla terza categoria, ad essere, diciamo, ad un passo dalla Dico, ma Serie che cosa è mancato proprio per arrivare in Serie D? Proprio, Ma sembravate lanciati verso, diciamo, questa promozione, però poi all'ultimo c'è stato un calo psicologico, perché io posso capire che sia stato forse un calo psicologico. Forse, i ragazzi non erano ancora maturi per affrontare diciamo, un impegno così importante, si sono lasciati prendere, diciamo, dalla paura, tra virgolette. Questa è avuto l'impressione che ho avuto io. devo dire che abbiamo affrontato i playoff siciliani in maniera perfetta. Abbiamo vinto a Cammarata, abbiamo vinto in casa contro il Marsala, abbiamo fatto una buona partita a Castrovillari, pareggiando 0-0 lì e vincendo in casa. Devo dire che quei 20 minuti del primo tempo con l'Andria in casa ci hanno un pochettino, come dire, stroncato le gambe. Facciamo, Forse sì, dettati forse come dici tu, da un'inesperienza. La nostra squadra è una squadra molto giovane, ci sono giovani allora ne parleremo veramente perché è bravi e importante. probabilmente l'approccio alla partita non è stato dei migliori, nonostante poi siamo andati anche a vincere ad Andria Sì. Sono 1-0. Devo dirti che quei 20 minuti del primo tempo in casa stati una pura follia. ci hanno, ecco, una pura E follia. allora, Bino Abisso, grande conoscitore di calcio, già è stato allenatore. Chiediamo a lui quali possono essere stati i motivi della mancata proprio promozione, motivi diciamo minimi, perché proprio è mancato pochissimo. Ma noi ci siamo scontrati con delle realtà che sono nettamente superiori alla Parmonval, e solo il nostro coraggio e il fatto che non abbiamo avuto paura di avere coraggio ci ha portato a questi risultati. È ovvio che, per come poco fa hai detto tu, la paura nella partita con l'Andria, soprattutto in casa, ha fatto sì che la palla, come si dice in gergo, pesava 1.000 kg. E quando poi ci siamo svegliati dai tre schiaffi che ci ha dato l'Andria e abbiamo cominciato a giocare da Parmonval, abbiamo giocato con molta spensieratezza per come abbiamo affrontato tutte le partite e abbiamo rimesso un pochettino il risultato in carreggiata. E tanto è vero che al ritorno ce la siamo giocati alla grande, E avete mettendo vinto. molta paura a questa squadra blasonata,
che già l'Andrea è stato in Serie B. È fatto in Serie B, tanto è vero che quando io parlavo con i dirigenti di loro e chiedevano lumi sulla realtà Parmonval, io dicevo a loro: voi vi dovete confrontare con il Palermo, non con noi. Noi siamo una borgata, nasce la nostra società sull'entusiasmo delle persone, che fra l'altro sono stati quasi tutti i miei giocatori. E noi siamo orgogliosi di dire che, al di là dell'aiuto di qualche amico sponsor, noi abbiamo avuto il comune che è stato latitante totalmente nei nostri confronti, sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista personale. Tanto è vero che noi pensavamo che nella partita con l'Andria in casa, sapendo che giocavamo con un capoluogo, almeno qualcuno del comune, qualcuno magari addetto allo sport, potesse fare gli onori di casa, come hanno fatto le istituzioni e l'autorità sia a Castrovillari che a... Invece il comune è stato totalmente... Totalmente. Allora, sì. Io vi vorrei chiedere tante cose, però vorrei partire da questo grosso entusiasmo che si è creato attorno alla squadra, che mi sembra una delle cose più belle, anche perché ha creato aspettative e tutta una serie di, appunto, momenti bellissimi. Vero, e devo dire che quest'anno abbiamo... e ha avuto tante persone al seguito ed è il primo anno che abbiamo i tifosi. Se mi consenti, basta poco per rendere felice la gente. Bravo, ed è vero, abbiamo notato questo soprattutto nel nostro quartiere all'interno di Partenna Mondello, dove la mattina, quando io andavo a prendere il caffè al bar, più che di parlare di politica si è parlato di Parmonval, per farti capire l'entusiasmo, un contagio incredibile, l'entusiasmo delle famiglie, soprattutto dei genitori, degli appassionati di calcio della borgata, come se finalmente la squadra la sentissero proprio propria. Allora noi su questa onda di questo entusiasmo vogliamo continuare a sognare. Io l'altra sera, quando abbiamo fatto una festa davanti ai nostri tifosi, mi sono preso l'impegno di portare un giorno la Parmonval in Serie D, e questo è l'obiettivo. Mi auguro di raggiungerlo il prossimo anno o fra 2 anni, ma questo è l'obiettivo e la promessa che io vorrei fare a tutti coloro che ci hanno seguito. Chiediamo a lui, dal punto di vista tecnico, ecco, cosa occorre per portare la Parmonval in Serie D. Ecco, già la struttura di base è forte, però abbiamo visto, occorre esperienza, bisogna tenere nervi saldi sino all'ultimo. Ecco, cosa occorre? Ma occorre innanzitutto che noi dobbiamo migliorare ancora di più la nostra struttura, perché è ovvio che la struttura è un'arma a nostro vantaggio per quando incontriamo le squadre avversarie, però bisogna necessariamente... Voi giocate in terra battuta, certo. Questo può essere un fattore positivo o negativo? Per noi è un fatto positivo, perché le squadre avversarie non sono abituate a giocare sul veloce, mentre noi, praticamente, i nostri giocatori hanno le distanze. Ma non si corrono dei rischi, cioè non c'è il rischio di farsi male in terra battuta? Voi non pensate di modificare anche... Noi pensiamo di modificarlo, solo che per modificare il nostro campo, farlo in sintetico, per come ci chiedono in tanti, per noi praticamente è quasi impossibile, perché l'esborso economico è notevole. Però si potrebbe fare. Mentre le altre squadre, essendo comuni, praticamente il comune gli fa il campo e loro fanno una convenzione con il credito sportivo, fanno un piano a ventennale, sì, mentre noi, essendo una borgata, non possiamo accedere a questi finanziamenti. A meno che il comune... La squadra però è di Palermo, sembra strano l'atteggiamento del comune. Ora chiediamo ad Edi se ha avuto un'interlocuzione o non vorrei... Quindi bisognerebbe, perché noi, come ha detto poco fa Edi, noi quest'anno per la prima volta abbiamo avuto il seguito, abbiamo coinvolto le persone con il risultato e con l'entusiasmo. Diciamo in una sola parola che non si vuole sprecare quello che si è costruito. Precisamente. Non si deve... Noi abbiamo avuto i nostri tifosi che si sono fatti fare le sciarpe della Parmonval, hanno ritirato delle sciarpe da un'azienda tedesca, e noi, tra virgolette, ci siamo un po' vergognati perché non abbiamo potuto
praticamente regalare ai nostri tifosi. No, ma questo questi, è un modo corretto per sostenere la squadra. Per sostenere la squadra. Noi abbiamo avuto tifosi al seguito, alcune volte è intervenuto qua l'onorevole per pagare anche il pullman, per far sì che i nostri tifosi non venivano tartassati dal punto di vista economico. Noi, noi a livello mediatico noi vogliamo fare qualcosa per la città, perché noi siamo l'unico svago calcistico oltre il Palermo che il sabato diamo modo alle famiglie di venirsi a divertire allo Monaco. Abbiamo la battaglia dei biglietti, perché le persone purtroppo c'è la cultura di non pagare. La capienza del, diciamo, dell'impianto. Stiamo lavorando anche per questo, di portare la capienza a 420, perché c'è un parcheggio inutile là, tanto vale sfruttarlo. Ma anche posizionando anche altre due tribune, che già abbiamo un progetto che dovremmo presentare a breve, perché è impensabile che la squadra della Borgata nei momenti cruciali della stagione calcistica debba andare a Carini o in un altro campo per problemi di ordine pubblico, perché, come volevo ricordare a tutti, abbiamo dovuto affrontare sia la partita con il Castrovillari che la partita con l'Andria per problemi di ordine pubblico in un altro campo. Per esempio il velodromo non è agibile, non è nelle condizioni di ospitare una squadra di calcio. Abbiamo fatto un sopralluogo al velodromo e abbiamo verificato che in condizioni pessime sia il manto erboso è impraticabile, è una struttura che... non voglio entrare nella polemica, lo dico io, tanto della struttura degli impianti sportivi comunali, però non è in condizione. Prima si poteva verificare che c'era un giudizio di responsabilità contro gli amministratori che non tutelavano le strutture. Ora questo non avviene più, non perché noi vogliamo che venga perseguito qualcuno, ma mi pare un fatto di civiltà far sì che le strutture vengano mantenute perlomeno in maniera sufficientemente agibile. Ho ascoltato ieri alcuni dipendenti comunali dell'impianto sportivo del baseball e si parlava addirittura di chiusura del baseball, che parliamo di una struttura che è il fiore all'occhiello del baseball forse in Europa, che è stata inaugurata un paio di anni fa. Possiamo fare la proposta di piantare patate nel campo di baseball, perché mi sembra forse più produttivo, vista la considerazione che l'amministrazione comunale ha per le strutture, per gli impianti sportivi. Allora trasformiamo il campo di, o perlomeno vogliamo essere ancora più gentili, in un campo di fiori. Tra l'altro in quella zona prima i fiori c'erano, e quindi rintroduciamo questa coltura di fiori nel campo di baseball, che forse sarebbe molto molto... Io volevo fare una precisazione in merito alla struttura. Abbiamo avuto una riunione con i dirigenti un paio di giorni fa e stiamo valutando attentamente l'idea di fare il manto erboso naturale nel campo nostro a 11 e di provvedere a realizzare anche altre due tribune per aumentare la capienza degli spettatori, portare il numero quindi da 200 a circa 450 tifosi. Che in effetti sono pochissimi, i posti disponibili sono pochissimi. Abbiamo affrontato una partita... Perché è sicuro che il prossimo anno la squadra va a molti più tifosi, visto i risultati di quest'anno. Quest'anno con il Marsala, devo dire che la partita dei playoff abbiamo lasciato centinaia di persone fuori dal campo per non poter assistere. Senti, la partita col Marsala, che è successo realmente? Perché fu quella partita che andò, insomma, ha provocato incidenti poi alla fine... non hanno digerito la sconfitta, diciamo. Devo così dire la mia, parli della partita a Marsala quando abbiamo vinto 3-2. Sì, sono... che poi adesso finalmente. Che poi avete vinto 3-0, mi pare, a tavolino. No, sempre non. Devo dire che non hanno dato nemmeno una giornata di squalifica al campo del Marsala, nonostante sono entrati i tifosi in campo e hanno picchiato il nostro allenatore, hanno sottopassaggio, tant'è vero che Mutolo è stato portato con urgenza in ospedale. Devo dirti che ci aspettavamo una bella batosta dal punto di vista punitivo da parte della federazione. Non è arrivata nemmeno una giornata di squalifica al campo e allo stadio del Marsala. Se lo sport è questo, viva lo sport. Perché l'arbitro è uscito prima, è entrato prima nello spogliatoio e non ha refertato nulla. Però dico, no, questa è una polemica ormai che abbiamo concluso, perché i rapporti con il Marsala Calcio sono notevolmente migliorati. Abbiamo
poi in casa accolto loro con i fiori, con, perché è il nostro stile di vita, è il nostro modo di intendere lo sport contro la violenza, è assolutamente, quindi abbiamo messo una pietra sopra sul passato. Senti, diciamo, chiediamo all'abisso dal punto di vista tecnico, per rinforzare la squadra, tra l'altro mi sembra che avete qualche calciatore di colore, se non... Sì, cioè, ma come sì. mai, ecco, mi sono chiesto come mai c'è questo ragazzo che gioca nella squadra della Parmanval. Perché noi avevamo bisogno di un attaccante e sul mercato l'unica persona disponibile era questo I, che fra l'altro ha un buon passato anche fra i professionisti. Già era, diciamo, era qui in Sicilia. Sì. Lui sì, giocava ad AC Reale. È un buon giocatore, però secondo me anche per gli anni e per l'usura dei campionati ha qualche problemino fisico. Però ciò non toglie che parliamo di un giocatore di grande caratura, grande caratura tecnica. Occorrono altri innesti nella squadra? Sì, la squadra ha bisogno di migliorarsi. La squadra deve migliorarsi dal punto di vista numerico, perché i giocatori di spessore, per una questione di budget, perché noi programmiamo la stagione secondo quella che è la previsione di bilancio. Diciamo. Perché noi promettiamo poco per dare molto, questo è il nostro modo. Quanto costa tenere una squadra di eccellenza la Parma? I parametri nostri sono diversi dai parametri del Marsala, perché abbiamo parlato del Marsala o del Favara. Cioè noi, la nostra stagione fatta in economia, quest'anno, perché abbiamo speso 10.000 euro per i costi. Quindi molto meno rispetto a quello che spendono le altre squadre. Ma parliamo di un terzo noi spendiamo. Noi... quest'anno forse, insomma, che poi di più speso... perché sappiamo che ci sono tanti sacrifici da parte di tutti, sì. Quindi in sostanza poi certo. Costa molto certo. Di più. Diciamo, noi con 70.000 euro riusciamo 80.000 euro a fare il campionato, mentre in altre piazze il campionato può costare anche 250-300.000 euro. Il vivaio, come curate il vivaio di questa squadra? Perché c'è pure un vivaio. Ci sono delle realtà e non so se qualcuno già è stato, diciamo, visto qualche squadra di Serie A importante. Ma noi abbiamo questa collaborazione con la TF Parmanval, che è la società che si occupa del settore giovanile, che diciamo opera nella nostra struttura, e devo dire che negli anni qualche buon giocatore è uscito. Io ne volevo citare qualcuno, per esempio Crivello, che è un mondellese doc che adesso gioca in Serie B a Frosinone, nasce dalla TF Parmanval, e i vari Misuraca, che Salvatore. No, Crivello, Roberto Crivello. Perché l'altro giocava pure. No, sì. Roberto Crivello. E, i vari Misuraca, i vari Romeo che gioca in Serie B, i vari... non ne dimentico qualcuno, ma... No, c'è stato Iraci. Iraci, no, che di questi di ora, di questi ora c'è qualcuno, che non so, Caronia, cosa... Noi abbiamo dei buoni giocatori. C'è qualcuno che ho osservato speciale. Noi abbiamo diversi 96 e dei 95 che quest'anno... ad inizio anno nessuno ci voleva scommettere. Il nostro allenatore, devo dire, molto bravo, è stato capace di inculcare a loro una buona mentalità, e i vari Caronia, i vari Capuano, i vari Pizzimenti, i vari Minnone, devo dire che hanno fatto un ottimo campionato, sono dei 96 o addirittura anche dei 95, che hanno fatto una trentina di presenze e anche diversi gol. Sempre di buon livello. Mi auguro, non siamo noi molto, non so come dire, gelosi dei nostri giocatori, mi auguro che arrivi qualche richiesta per darli, per cercare di farli arrivare prima possibile al calcio professionistico. Senti, tu hai smesso di giocare da poco, perché mi sembra che l'anno scorso avevi ripreso un po'... Due anni fa? Che era successo? C'era bisogno di qualcuno, allora tu ti sei sbracciato e quindi hai ripreso a giocare? Come è stato? No, io non ho seguito bene è questa chiaro vicenda. Che è arrivato, io adesso ho 38 anni, a 35 anni e mezzo ho ascoltato il gong di smettere. Intanto per gli impegni, perché dico, per giocare in eccellenza bisogna allenarsi ogni giorno, fare una vita sana, bisogna mangiare bene e bisogna
dire, quasi fare il professionista. E quando l'età è un po' avanzata e in più gli impegni legati alla mia vita diventano tanti, indubbiamente fare qualche cattiva figura in campo non va bene, in Ma particolar dico, modo a me. perché avevi Quindi ricominciato a giocare? non avevo ricominciato, avevo Avevi smesso, rallentato rallentato e poi iniziato, però poi ho e poi. No, capito perché che diciamo che è sempre difficile abbandonare uno sport, insomma, che piace, un'attività che Filippo, piace. devo dirti che qualche mio amico dirigente ogni tanto, come dire, mi dice ancora tu hai la testa del calciatore. Io ancora oggi quando arrivo al campo nel pre-partita e tuo fratello Mario ne sa qualcosa o a fine primo tempo ancora ho l'adrenalina del calciatore, ancora sento la partita come se la stessi giocando. Senti, allora, dal punto di vista politico, questo sport come può essere aiutato? Ecco, la regione siciliana cosa può fare? Il comune, abbiamo visto, non ha soldi, perché questa è la risposta che ci si sente Sempre. sempre di dare. Cioè, non ci sono soldi, quindi non possiamo fare più nulla. Ma è mai possibile che lo sport deve essere abbandonato così, con la giustificazione che non ci sono soldi e che quindi niente si può fare? Ma guarda, io lì dove non ci sono i soldi, io sostengo che bisogna dare spazio al privato di intervenire. È inutile che lasciamo tutti questi impianti sportivi che ci sono a Palermo, completamente inutilizzati, preda di furti giornalieri e di atti, come dire, tra virgolette, di distruzione. È chiaro che bisogna concederle ai privati che vogliono investire attraverso anche o uno scambio di servizi o delle convenzioni, perché il comune non ce la fa più a sostenere. Sia a livello di manutenzione, sia a livello di personale. È Ma chiaro dico, un che intervento legislativo della regione non potrebbe aiutare i su comuni, perché tu questo. sai che molte volte i comuni non si muovono perché hanno timore di, diciamo, commettere qualche, tra virgolette, qualche abuso. Ecco, nel momento in cui la regione, insomma, con qualche intervento appunto legislativo, preveda un utilizzo da parte di queste strutture comunali anche attraverso i privati, questo potrebbe, diciamo, agevolare, diciamo, questa collaborazione tra pubblico e Ne privato. parlavamo ieri con un paio di giorni fa veramente con l'assessore Stancheris, che è l'assessore che ha la delega al turismo e allo sport, proprio in questa direzione, cioè quella di far entrare i privati finalmente nel mondo delle strutture sportive Sportive. pubbliche. Perché, come dire, è uno scempio vedere opere incompiute o addirittura prendiamo per esempio il palazzetto dello sport di via Facciamo una parte. Castelforte. Giorno dopo giorno si va sempre più degradando e distruggendo, fino a quando probabilmente un giorno cadrà a terra. Allora io dico, facciamo una convenzione, facciamo entrare i privati e i privati sono sicuro che facendo una convenzione ventennale o trentennale possono gestirlo, possono migliorarlo e soprattutto possono attraverso una convenzione con il comune renderlo fruibile soprattutto per la collettività. Che rapporti avete con la società Calcio Palermo? Cioè, ma non solo voi, anche le altre squadre palermitane, i vari vivai che ci sono a Palermo, sia quello di Schillaci, di Ma Tedesco. questa Come no, funziona questa cosa? Cioè, funziona o non io funziona? allora io questa cosa non voglio rispondere anche per la mia carica politica che ho nel mondo del calcio, quindi questa è una Però è domanda che va rivolta, no, importante. no, una domanda che va rivolta a Palermo. Io mi voglio occupare Allora, solo diciamo i delle vivai, io allora parliamo dei voglio rispondere vivai, ma solo diciamo i vivai, per esempio. della mia sfera di competenza, che è quella della Parmonvalle. Poco fa tu hai citato la regione cosa può fare anche per noi. Noi l'altro giorno abbiamo parlato con il presidente Crocetta ed è stato di grande disponibilità dicendo che ci aspetta per un incontro per vedere come si può mettere a disposizione per la nostra società. Tra l'altro noi non chiediamo niente, noi dato che il campo l'abbiamo incomodato in uso per ventennale. Noi vogliamo almeno che la Regione si possa fare garante per un prestito che noi vogliamo chiedere, va bene, e noi il prestito lo vogliamo pagare noi, però vogliamo un ente che
faccia da garante a chi noi andiamo a chiedere qualcosa. Perché dal momento in cui non andiamo a onorare dal punto di vista economico quello che ci è stato dato, la regione si può prendere tutto e c'è l'aria con tutte le opere che sono state fatte. Perché noi operiamo per un bene sociale. A me non rimane niente, a Tamaio non rimane niente, rimane solo la gloria e la contentezza di fare divertire le persone e levare persone dalla strada, perché il nostro impegno è un impegno sportivo e sociale. Io da uomo di sport, ancora mi vengono i brividi, vedere le 8.000 persone che praticamente sono messe all'impiede per applaudire tutta la dirigenza della Parmonval, e quando siamo entrati noi nel campo di Andria è stato un motivo di grande soddisfazione, perché da spettatori abbiamo vissuto un'esperienza da protagonisti e quindi non vedo il motivo perché a Palermo, dato che ci sono queste persone, tra virgolette chiamiamole competenti, che hanno fatto di tutto per fare qualcosa di buono, va bene, per la città, c'è l'interesse di tutti, perché deve essere così latitante. I media perché non stanno vicino a noi per combattere questa battaglia che noi portiamo avanti da molti anni? Questo è l'interrogativo che mi porterò magari media, cioè, noi siamo disponibili, giusto? Dico, manca per voi. Quindi da questo punto di vista, certo, non è che siamo piccoli, perché in definitiva Media One ha 5-6 canali che sono visibili nell'80% della regione siciliana. Se c'è una pressione maggiore, purtroppo, dico, siccome io non ho schede dentro l'armadio, a me mi dicono sempre, qua, si può parlare liberamente. Sono una persona che le cose purtroppo non li manda a dire. Diciamo, qualcuno mi dice che io nel calcio sono il presidente regionale degli allenatori e condivido e non condivido molte cose, però le cose quando non mi stanno bene mi vado a scontrare con chiunque. Senti, la domanda sugli allenatori te la posso fare, certo, ora oppure a fare la trasmissione? No, la puoi fare ora. No, perché gli allenatori sono sempre sono le persone che pagano per primo. In Italia ne abbiamo 56 milioni. Milioni. Dico, qual è la situazione qua in Sicilia? Ma in Sicilia la situazione degli allenatori purtroppo non è molto soddisfacente, perché da noi mancano le squadre, diciamo, professionistiche, perché oltre il Palermo abbiamo solo il Catania e anzi quest'anno c'è il Messina, quindi i nostri migliori tecnici purtroppo sono costretti a emigrare per fare carriera. Noi abbiamo dei buoni allenatori, grandi allenatori, qualcuno viene individuato, qualcuno cresce, le posso dire io Boscaglia quando l'ho visto allenare in eccellenza, in una riunione che ho fatto con il primo presidente nazionale Olivieri a Montelepre, gli ho detto: presidente, questo è uno che arriva. Sono stato lungimirante. Abbiamo altri tecnici molto validi in Sicilia che forse per mancanza di società che non vogliono scommettere su determinati progetti, magari non posso fare una domanda. Prego. Poi, siccome io sono sempre tifoso di Arcoleo, ma com'è che Arcoleo non riesce a trovare una collocazione al di là dell'età in una squadra di calcio siciliana? Ma Ignazio è un grande competente di calcio, probabilmente Ignazio del 48 come me magari ormai è un pochettino sopito però parliamo uno dei migliori tecnici sicuramente. Con Zamparini non è riuscito mai ad avere un rapporto ottimo, ma sa, cucina, nel calcio alcune volte ci sono le correnti, se incontri le correnti giuste, l'ha detto la risposta. Quindi, gliel'abbiamo tirata fuori. Allora, Edi, abbiamo 3 minuti. Ignazio è un nostro caro amico pure. Tutto per te. Che cosa non abbiamo detto e cosa vuoi dire? Ma io un appello ai nostri tifosi, a chi ci guarda da casa, come dire, un appello accorato per dire: state vicini alla Parmonval, agli imprenditori soprattutto del nostro territorio. Direi che abbiamo bisogno anche e soprattutto del vostro aiuto per cercare di far diventare la Parmonval ancora più forte e più presente. E nulla, direi forza Parmonval, stiamo vicini e soprattutto a chi non vuole pagare il biglietto il sabato, il giorno della partita, ce ne sono tanti. Dico, il biglietto di 5 euro è un contributo che si dà
che si dà alla squadra. Anzi, io dico, 5 euro sono pochissimi per la verità. E io invece devo dire, con l'occasione, la televisione è a disposizione per seguire, poi, se possiamo trovare il modo e il mezzo per come fare, però intanto lo spazio c'è, quindi possiamo dare informazione per il prossimo anno sull'attività della Parmamal, perché mi pare giusto che sia così, oltre ai rapporti di amicizia. Ma ribadiamo, siccome è la seconda squadra della città di Palermo, non capisco perché l'attenzione, siamo tutti palermitani, ma se noi abbiamo il 99% di attenzione per il Palermo, potremmo avere un 1% di attenzione per la Parmamal. Mi sembra una cosa normalissima che io mi sento di poter fare, perché è giusto che sia così, al di là dell'attaccamento o meno. Intanto io vi ringrazio per questa trasmissione. Grazie. Con lui vorrei che ritornasse qualche altra volta per parlare del mondo del calcio, degli allenatori, perché ci sono parecchie cose. Tramite il fratello che non ci sono problemi. Ce l'ha sempre, quando vuole. La farà lui la prossima, allora. Va bene. Allora, grazie a voi, grazie ai telespettatori, buonasera a tutti. Grazie.